Ciao amici, benvenuti e bentornati sul canale Tarocchi Polveri di Stelle. Grazie a tutti gli iscritti, chi mi segue dall'inizio, chi si è iscritto adesso, grazie a chi ha deciso di chiamarmi e raccontarmi un po' in privato. Volevo vedere per voi che cosa c'era dentro all'uovo di Pasqua, quali sorprese vi attendono dentro all'uovo di Pasqua, e volevo farlo segno per segno, quindi vediamo un pochino. Per il segno dell'Ariete, cosa c'è dentro all'uovo di Pasqua? Quindi, quali sorprese imminenti stanno per arrivare? Vogliamo solo cose belle, eh? Cose brutte le lasciamo agli altri. Allora, per il segno dell'Ariete, che sorpresa c'è dentro all'uovo di Pasqua? Qua ci sono tanti pensieri, tantissimi pensieri, non riuscite neanche quasi più a distinguere la realtà da quello che invece sta proiettando la vostra mente. Qua non ci sono proprio tanti, tanti pensieri. Vediamo cosa troviamo dentro all'uovo di Pasqua. Dentro all'uovo di Pasqua per il segno dell'Ariete. Dentro all'uovo di Pasqua per il segno dell'Ariete. Una sorpresa per Pasqua per il segno dell'Ariete. Allora, segno dell'Ariete. Qua ci sono tantissimi pensieri che vi stanno un po' lasciando il... No, non vi stanno facendo più capire che cosa è sogno, che cosa è realtà, che cosa sono illusioni della vostra mente, proiezioni più che illusioni. Qui aspettate un qualcosa, qualche notizia che secondo me è in arrivo. Con questa ruota di fortuna al dritto e con questo 6 di bastoni a fondo mazzo, io direi che voi uscirete vincitori da una situazione che vi sta creando molti problemi. Più che problemi, tantissimi pensieri. Non, è come se non riusciste più a vedere, le cose per come sono realmente. Cioè, la vostra mente sta viaggiando proprio a 100 km orari. Qui aspettate delle notizie che credete che non stiano per arrivare. Aspettate qualche comunicazione che sta tardando, ma probabilmente è proprio dovuto a questa fretta, a questi pensieri che voi avete. Noi abbiamo chiesto per Pasqua, io vi vedo comunque vincitori, proprio soddisfatti in toto. Quindi forza e coraggio, e lasciate un attimino che la mente smetta di viaggiare come sta viaggiando. Invece, per il toro, che cosa troverà il segno del toro dentro all'uovo di Pasqua? Chiediamo solo cose belle e non cose brutte. Chiediamo solo cose belle, sorprese dentro all'uovo di Pasqua. Ma come mai siete tutti così in attesa? Allora, qui anche attendiamo il momento giusto. Si attende il momento giusto. Sta osservando, si è in una sorta di... Ok. Un 10 di coppa al contrario, a fondo mazzo. Una temperanza. Ok. Si sta aspettando un cambio di agire. C'è un cambiamento in atto. Siete delle persone al momento che sono proprio pronte, aperte all'amore. Non si ha paura
probabilmente voglia di un qualcosa si ha paura quasi di avere un qualcosa di completo. Qua siete delle persone altamente protette, non dovete aver timore di nulla, il cambiamento è in atto e siete pronti per aprirvi, a quello che è l'amore. Questo è quello che vi regalerà sta Pasqua. Vediamo il segno dei gemelli. Segno dei gemelli, che cosa troverai sotto, dentro all'uovo di Pasqua? Cosa troverà il segno dei gemelli dentro all'uovo di Pasqua? Quale sorpresa bella, perché noi qua chiediamo solo sorprese belle, dentro all'uovo di Pasqua per i gemelli. Soddisfazioni personali. Qua ci sono proprio voi siete felici di ciò che avete, di come lo avete ottenuto, siete delle persone che in questo momento sono molto grate alla vita. Gemelli, che cosa troverà il gemelli dentro all'uovo di Pasqua? Qui state lasciando delle situazioni con questo cavaliere di spade, 8 di bastoni. Arriveranno delle comunicazioni da una persona che probabilmente si è allontanata. Voi avete in questo momento siete grati e felici per ciò che avete. Siete stati a riflettere molto sulle situazioni, vi siete presi le vostre responsabilità e ora siete pronti per uscire dal guscio che vi siete creati. Quindi buona fortuna anche ai gemelli. Belle queste letture, mi piacciono. Allora, andiamo avanti con il cancro. Quale bella sorpresa troverà dentro all'uovo di Pasqua? Il cancro, quale bella sorpresa troverà dentro all'uovo di Pasqua? Dentro all'uovo di Pasqua, quale bella sorpresa troverà il cancro? Quale bella sorpresa troverà il cancro dentro all'uovo di Pasqua? Bella sorpresa troveranno i ragazzi del segno del cancro dentro all'uovo di Pasqua. Sorpresa nell'uovo di Pasqua per il cancro. Ancora una carta per favore. Anzi, due. Mi avete preso la lettera. Ok. Qua si vogliono lasciare andare un sacco di cose. Qui voi lascerete andare un atteggiamento di troppa fermezza, di troppa rigidità, di troppa freddezza. Non siete ancora pronti a vivere le cose per come vengono, ma ci state provando. Qui avete fatto un grosso lavoro su voi stessi, lasciando da parte quelle che sono i vostri sentimenti attualmente, il vostro modo di essere attuale. Vi state rendendo conto anche voi che non va bene come ci si sta comportando. Questo atteggiamento, perché secondo me è solo un atteggiamento, caratterialmente voi non siete così. Questo atteggiamento di freddezza, di fermezza, di rigidità lo lascerete andare.
qui vi si chiede proprio di, con questo due di spade, di prendere questa decisione e di tornare ad ascoltare comunque sia la vostra pancia, direi, perché qui proprio le sensazioni ce l'avete a livello di pancia. Qui avete fatto un grosso lavoro su voi stessi, e secondo me questo lavoro su voi stessi darà dei frutti con questi qui probabilmente qualcuno di voi, per alcune, non per tutti, si trovavano in una situazione di triangolo che hanno lasciato andare. Questo li ha portati comunque sia ad avere questi atteggiamenti da regina di spade per la troppa sofferenza. Secondo me siete quasi pronti per dare un'altra possibilità alla vita. Quindi buona fortuna anche a voi, cancerini e cancerine. Passiamo al segno del leone. Segno del leone, che cosa ci aspetta dentro all'uovo di Pasqua? Per il segno del leone, cosa ci aspetta dentro l'uovo di Pasqua? Che sorpresa ci aspetta dentro le uova di Pasqua? Per il segno del leone. Leone. Qui c'è più un clima di attesa per qualcosa. Qua si vuol portare alla luce. Carta per il segno del leone. Per il segno del leone io vorrei ancora una carta. Ancora una carta per il segno del leone. La prendiamo noi. Allora, segno del leone. Qua secondo me voi siete in un clima di attesa per portare alla luce delle cose. Aspettate, direi che sono in arrivo delle notizie. Qui voi state riflettendo se allontanarvi da una situazione oppure no. Siete proprio in un clima di attesa, volete lasciare le sofferenze al passato. Qua direi che con questo appeso e questa temperanza iniziale, direi che qui sotto l'uovo di Pasqua non troverete, cioè dentro l'uovo di Pasqua troverete ancora niente, nel senso che voi state continuando ad osservare delle situazioni incerti se allontanarvi da queste oppure no. Quindi questo clima di incertezza che avete ora, purtroppo, continuerà anche a Pasqua. Passiamo al segno della Vergine.